Buongiorno e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con la prima notizia. Tutto pronto per l'arrivo dei vaccini in Campania. Già domenica arriveranno 720 dosi contenute in 144 fiale. Saranno consegnate già scongelate all'ASL Napoli 1 Centro, che poi li distribuirà 100 dosi per ognuna delle altre 6 aziende sanitarie della regione coinvolte. I rimanenti 20 verranno somministrate lunedì ad operatori ed ospiti delle RSA di Napoli. Le dosi saranno distribuite in cryobox all'interno di una borsa per mantenere la temperatura di 2-8 gradi. Le borse contenenti le cryobox saranno prelevate dall'esercito all'ospedale Spallanzani di Roma e trasportate nei 20 punti di somministrazione individuati in Italia entro le 7 del mattino del 27 dicembre. Le dosi dovranno essere conservate alla temperatura di 2-8 gradi ed essere interamente utilizzate al massimo nei successivi 4 giorni. Oltre all'ospedale del Mare saranno coinvolti il Cotugno, il Cardarelli, il Moscati di Avellino e San Pio di Benevento, il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e il Ruggi d'Aragona di Salerno. E sempre in materia di coronavirus, la Protezione Civile ha diramato i dati delle ultime 24 ore in Italia. Sono stati effettuati più di 166.000 tamponi e individuati 13.318 positivi al coronavirus, per una percentuale di incidenza che torna a scendere e tocca l'8%. Sono decedute 628 persone, per un totale da inizio pandemia di quasi 70.000 decessi nel nostro paese. Il consueto bollettino Covid odierno invece della regione Campania, diramato dall'unità di crisi, segnala 791 positivi del giorno per più di 10.000 tamponi effettuati, una percentuale di positività ai test del 7,77%. Si segnalano 25 decessi, di cui 8 nelle ultime 48 ore e 17 nei giorni precedenti, ma contabilizzate soltanto ieri. I guariti del giorno sono 3.039, i posti letto occupati in terapia intensiva sono 118 su 616 disponibili, mentre per i posti in degenza ordinaria sono 1.529 quelli occupati su 3.160 disponibili. E nuova emergenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare, con 32 unità del personale sanitario positive al coronavirus. La direzione sanitaria ha chiuso gli accessi ai codici verdi e gialli al pronto soccorso, che è stato poi sanificato, che era ricoverato lì, è stato trasferito in altre strutture sanitarie e dislocato nei vari reparti. Le ambulanze con i positivi accedevano all'ingresso del pronto soccorso, ma le barelle venivano portate direttamente in rianimazione o in altri reparti dedicati. Poi il focolare che ha coinvolto il pronto soccorso, nonché quasi l'intero piano terra della struttura con rianimazione e centro trasfusionale, Gaetano D'Onofrio, direttore dell'ASL Napoli 3 Sud, sottolinea che sono stati richiesti numerosi infermieri per integrare il personale ridotto, ma ci vuole ancora qualche altro giorno. E sempre a proposito di coronavirus, non ci stanno i commercianti e ristoratori del Vomero per ordinanza regionale che blocca la vendita di caffè da asporto dopo le 11 del mattino in tutta la Campania. La tradizione del caffè, soprattutto a Napoli, che infrange le speranze dei cittadini in un barlume di quotidianità e soprattutto spezza le gambe ai baristi e ai commercianti cittadini. Dopo le 11 non si possono vendere le bevande, neppure il caffè, ma allora che siamo aperti a fare per vendere l'acqua? Siamo esausti, è lo sfogo di un barista dinanzi ai vigili giunti sul posto, con un video diventato subito virale sui social. A lui si sono uniti tantissimi ristoratori e baristi davvero in difficoltà in questo periodo. 17 giardinieri del Comune di Napoli sono finiti sotto indagine per aver fatto altro durante l'orario lavorativo, invece che effettuare i servizi che avrebbero dovuto migliorare le condizioni del verde urbano nella città metropolitana. Grazie a numerosi appostamenti, pedinamenti e a telecamere, gli investigatori hanno scovato i giardinieri impegnati a giocare a bingo, a spasso con l'amante o in palestra invece di lavorare per il Comune di Napoli. È finita l'epoca della linea dolce, dove si chiudeva sempre un occhio e si lasciava che gli scandali si andassero ad arenare, ha detto il consigliere regionale d'Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Serve un cambio di rotta, chiediamo punizioni esemplari, perché di casi legati ai furbetti del cartellino saltano fuori ogni giorno. Evidentemente la cosa finora non è stata gestita bene, si è stati troppo permissivi. Vigileremo che in questo caso, che anche in questo caso non cada nel dimenticatoio. Bisogna andare fino in fondo. Chi ha un posto fisso non può permettersi il lusso di truffare il comune, lo Stato, le istituzioni e soprattutto di offendere chi in questo momento vorrebbe lavorare, ma non può a causa dell'emergenza sanitaria.
Un'operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato un'attività di botti pirotecnici illegali nel comune di Frattamaggiore, dove è stato posto sotto arresto un 23enne di Pomigliano d'Arco che aveva stipato nel suo deposito, pronti alla vendita, una tonnellata di botti altamente pericolosi. Stessa operazione è stata effettuata nel comune di Casanuovo di Napoli, dove è stato scoperto un deposito divenuto un vero e proprio punto vendita che presentava un grande quantitativo di materiale artigianale con carica potenzialmente esplosiva. Le due operazioni si inquadrano nell'ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pericolosi. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino d'aggiornamento quotidiano sull'andamento della curva epidemica dell'intera di lavoro. Nella giornata del 22 dicembre si registrano 132 nuovi positivi, a cui si aggiungono 3 deceduti a Casal di Principe, Falciano del Massico e Trentola Lucenta. Dal bollettino si segnalano anche 337 guariti. I tamponi processati sono stati 1.391 per un tasso di positività ai test del 9,5%, in leggerissima risalita rispetto alla giornata precedente. La città che fa registrare il maggior numero di attualmente positivi è Aversa con 415 casi, seguita da Marcianise con 356 e Caserta con 227. E chiudiamo con lo sport. Il collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Napoli dopo la sconfitta a tavolino contro la Juventus per 3-0. La gara dovrà quindi essere rigiocata. Le prime ipotesi sono per il 13 di gennaio, al posto della gara di Coppa Italia contro l'Empoli, ma si teme anche per maggio. Intanto agli azzurri è stato anche tolto il punto di penalizzazione, che vede così la squadra di Gattuso salire a quota 24 punti in classifica, al terzo posto con i bianconeri, che ieri sera hanno perso in casa proprio per 3-0 contro la Fiorentina. Occhi puntati quindi sulla sfida contro il Torino a San Paolo alle ore 20:45. Out Coulibaly e Lozano, scelte obbligate per Gattuso con Insigne, Politano e Petagna davanti. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. L'appuntamento con informazioni di Teleprima continuerà alle ore 13:30. Buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.